Buongiorno e buon sabato mattina dal TG Flash, subito i fatti più importanti del giorno. Papa Francesco domani reciterà l'Angelus in piazza San Pietro, ma non l'udienza generale del mercoledì. Ieri le dimissioni dal Gemelli, dove è stato ricoverato dal 7 giugno scorso. Ucraina, Vladimir Putin ha lanciato nuove accuse al leader ucraino Zelensky, definendolo un disonore per il popolo ebraico. Ieri esplosioni a Kiev durante la missione di pace della delegazione africana, che oggi sarà a Mosca. Secondo la portavoce del ministro degli esteri russo, alcune proposte potrebbero funzionare. In Italia e in Europa dall'inizio dell'anno è boom di sbarchi. Secondo il Ministero dell'Interno sono 55.662 i migranti approdati in Italia nel 2023, con un aumento del 143% rispetto allo stesso periodo del 2022. Missione a Parigi per Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio parteciperà martedì nella capitale francese alla presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030. Perquisizione nell'abitazione dello youtuber indagato per la morte del piccolo Manuel. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. Al vaglio degli inquirenti lo smartphone di Matteo Di Pietro. E le indagini sulla scomparsa da sabato scorso della piccola Cata a Firenze. Questa mattina ha avviato lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato nel quale la bambina peruviana di 5 anni abita con la famiglia. Il palazzo era stato occupato dal settembre scorso. Vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena. L'eredità di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. Giovedì si riunirà il comitato di presidenza, che convocherà il Consiglio nazionale chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico, che dovrà guidare fino al prossimo congresso nazionale. In prima linea il coordinatore azzurro Antonio Tajani. Mite lo è sempre stata, con quel radicalismo dolce che era la sua fermezza e che la coinvolgeva intimamente alle vicende del prossimo. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha reso omaggio alla moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi durante i funerali che si sono svolti ieri a Bologna. L'inflazione scende di 0,3 punti rispetto alle vecchie stime e quest'anno si attesterà al 6,1 per poi scendere al 2,3%. È l'impatto positivo della discesa dei costi energetici, secondo le stime della Banca d'Italia. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato la presenza di 13 velivoli e 7 navi militari cinesi intorno all'isola. La notizia arriva mentre si attende a Pechino il segretario di Stato USA, Antony Blinken, per colloqui previsti tra domani e lunedì. Almeno 25 persone sono morte in un attacco terroristico contro una scuola dell'Uganda occidentale, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia del paese dell'Africa orientale. L'Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore del 2023 con l'arrivo dell'anticiclone africano dall'Algeria e 6-10 gradi in più entro martedì. Un aumento delle temperature che arriva in ritardo e dopo 6 settimane con diversi episodi di nubifragi. A Baunè, in provincia di Nuoro, il mare più bello d'Italia è l'esito della guida blu di Legambiente Touring Club, che ha proposto anche quest'anno la guida blu, a conferma del primato della Sardegna incoronata con 7 località. Formula 1 con il Gran Premio del Canada, domani la gara alle ore 20 nelle prove libere. Il miglior tempo lo piazza Lewis Hamilton, staccando di appena 27 millesimi il compagno di scuderia George Russell. Subito dietro la Ferrari di Carlos Sainz con il terzo tempo, seguita dall'Aston Martin di Fernando Alonso. Per ora è tutto, linea alla celebrazione eucaristica. TG2000 tornerà più tardi alle 12 in punto. Grazie del vostro tempo e buona giornata.